Le lingue sono contemporaneamente un qualcosa che include e un qualcosa che esclude. E se ci pensate, la ragione è abbastanza ovvia. Include chi la sa parlare ed esclude chi non la sa parlare. Dette in un modo un pelo più formale, possiamo dire che, per esempio, una lingua per sua natura è inclusiva, nel senso che chi la parla può parlare con le persone che la parlano. Quando c'è una proiezione territoriale o comunitaria della lingua, il che vuol dire quasi sempre, chi parla questa lingua solitamente si trova in un certo senso un membro della comunità. E questo lo notiamo anche in comunità politiche non fondate sulla lingua, che nel mondo post-nazionalista sono anche tra virgolette rare, potremmo dire. Pensate alla Svizzera. La Svizzera è un paese assolutamente unito, nella diversità, ovviamente un paese senza neanche spinte secessioniste di rilievo, però esistono comunità linguistiche separate che tendenzialmente potremmo dire tendono a stare sulle loro e vogliono essere rappresentate. Quando viene eletto un rappresentante italofono, ad esempio, per la comunità italofona è una bella cosa. Idem per quella romancia, che è anch'essa molto piccola. Come notavamo, ad esempio, con Daniele Vitali, queste due cose tendono anche un po' a scontrarsi alle volte nella natura della lingua. Da un lato c'è una natura di continuum, potremmo dire, più naturale, dove si tende a capirsi, perché l'obiettivo di una persona era quella di muoversi nella propria vita facendosi capire, da cui ad esempio i dialetti di transizione, che alle volte sono anche di vera e propria gran transizione, potremmo dire. Ci ha fatto l'esempio Daniele dei dialetti di transizione sulla Massa Senigallia, che hanno delle caratteristiche miste tra i due lati della linea, ma c'è poi invece la tendenza a rimanere nella propria comunità, potremmo dire. E questa non è una tendenza xenofoba, è proprio una tendenza naturale. È ovvio che magari si tende a muovere poi verso più la capitale o comunque la città importante, e da ciò deriva un avvicinamento alla città più importante, a questo polo linguistico, il che porta nei fatti a una uniformazione linguistica che danneggia in un certo senso, potremmo dire, il continuo. Ok, ho detto decisamente troppe volte potremmo dire, ma perdonatemi, è un video estivo, lo sto registrando un po' alla flusso di coscienza. Perdonatemi, veramente. In ogni caso, penso che non avreste cliccato su questo video solo per sentire la parte, diciamo, tecnico-pallosa. Vogliamo anche qualche esempio un po' più pratico di questa capacità di includere ed escludere in una comunità, che alla fine è sintetizzata proprio dal fatto. La lingua esclude perché chi non la parla, non la parla, quindi viene un po' nei fatti escluso, naturalmente, dalla comunità perché parla un'altra lingua, ed è inclusiva nel senso che chi la parla viene incluso nella comunità dei parlanti. Ma voglio partire con un aneddoto. Una volta stavo parlando con un ragazzo ticinese e mi stava raccontando un po' le dinamiche politiche del dialetto lì, che ovviamente sono molto diverse da quelle italiane. Non è una tematica controversa, per esempio, sono tutti generalmente a favore del tutelare il dialetto. Il come si discute. Però mi diceva che a sinistra ci sono persone che a volte hanno un po' di timore. Perché? Perché dicono che, considerando che la Svizzera e il Ticino attirano tanti immigrati, persone che quindi non parlano il ticinese, questa cosa può diventare un po' esclusiva. E la cosa vera è che è vero, perché è fattuale. Ma bisogna anche dire una cosa. È un qualcosa che necessariamente capiterà? Assolutamente no. Vediamo un esempio pratico. Mettiamo che domani il governo di una regione dotata di una propria lingua decide che per lavorare nel settore pubblico in quella regione è necessario avere il patentino di lingua, senza che sia stato fatto nulla perché qualcuno di esterno apprenda questa lingua. In tal caso si tratta ovviamente di una misura che serve a escludere, serve a dire questo lavoro va solo a chi è nativo del nostro territorio. Ovviamente non è una misura esclusivistica totalmente, perché qualcuno può pur sempre imparare questa lingua di buona volontà, ma lo scopo è chiaro: certo, ci sarà quello che lo farà, ma la stragrande maggioranza non lo farà. E dunque si può dire che è una misura esclusiva. E ci tengo a sottolineare che alle volte misure esclusive possono servire a garantire quella che è la convivenza. Pensate all'Alto Adige Südtirol, dove delle quote linguistiche sono necessarie a mantenere la convivenza tra la comunità italofona e quella germanofona. Non c'è di per sé nulla di sbagliato in determinati casi, però bisogna riconoscere che è una forma nei fatti di discriminazione.
alle volte necessaria, ma se si può evitare, è meglio evitare. Invece immaginate che questa stessa regione dice: noi vogliamo riportare la nostra lingua ai suoi massimi splendori. Quindi decidono di inserirla nelle scuole, di utilizzarla nel pubblico e di darle la dovuta presenza pubblica, il sostegno sociale, una standardizzazione, insomma, tutto quello che i pianificatori linguistici ci dicono che serve per salvare una lingua. E l'obiettivo, chiaramente, è che la lingua torni a essere utilizzata in tutti i settori. Questo include anche il settore pubblico. E a tal fine è necessario prima o poi che venga introdotta una quota di personale che parla la lingua regionale. Ma in questo caso possiamo parlare di una misura esclusiva? Assolutamente no. Anzi, è una misura inclusiva. Perché se ci pensate in questo modo, chi immigra nella regione ha l'opportunità di imparare la lingua, ha l'opportunità di sentirla, ha l'opportunità di divenire membro della comunità linguistica. E se lo si insegna nelle scuole, a maggior ragione, qualunque ragazzo che cresce in questo territorio avrà l'opportunità di sapere la lingua del territorio. Viene in sostanza rotta la questione della lingua, potremmo dire. Non è che non esiste più una lingua arroccata che è quella dei nativi da tante generazioni e invece gli altri non la parlano e dunque sembra quasi una dinamica di guerra dove questa lingua, se vuole crescere, deve andare all'assalto dei forestieri. Si fa una città nuova tutti insieme e quindi è un uso inclusivo della lingua, ragion per cui ad esempio la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie non è che dice: ah, le comunità tradizionali vanno messe in riserva e tutti gli altri che arrivano devono baciare l'anello per sottomissione. La Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, vi lascio un link in descrizione che ne parla, chiede che queste lingue vengano tutelate, a tutela comunque della comunità che già c'è, che deve essere tutelata, perché già esiste, non si può cancellare una lingua locale, tutta la tradizione locale, per i forestieri, sarebbe sbagliato, immorale, ma viene chiesto anche che i forestieri disponibili possano apprenderla e che venga insegnata nelle scuole, in modo che i figli, i forestieri, non siano più forestieri linguisticamente. Nessuno nega che in Italia spesso le tematiche linguistiche siano state utilizzate a fine discriminatorio. Sarebbe sciocco, ma esattamente come è stato utilizzato l'italiano a fine discriminatorio probabilmente più di qualsiasi altra lingua regionale messa insieme. Il punto è la risposta di chi si dice contro le discriminazioni. Perché se chi si dice contro le discriminazioni una risposta non ce l'ha, come può essere il caso magari di questa sinistra ticinese, che come tanti ticinesi, mi diceva questo ragazzo, non hanno una vera idea di come farlo. Dicono: noi siamo per il dialetto, però non hanno idea di come esserlo. Dunque magari si ha timore e ci si blocca. Si dice: noi non sappiamo cosa fare, qualcuno ci aiuti. In Italia sappiamo bene che la situazione è ben peggiore, molto spesso è quasi un cavallo di battaglia della sinistra antidiscriminatoria, specie in regioni come la Lombardia e il Veneto, e metto antidiscriminatoria tra virgolette, andare contro politiche linguistiche potenzialmente anche giuste, giusto perché loro le ritengono discriminatorie. Ma questa, e lo fa notare anche il Parlamento europeo, è una discriminazione 100 volte peggiore di quella che potrebbe essere fatta con le lingue regionali. Dunque, sì, vigiliamo contro le discriminazioni non necessarie, sottolineo non necessarie perché alle volte, che piaccia o meno, possono essere necessarie delle discriminazioni su base linguistica. Le fa la stessa Carta Europea, nel dire ad esempio che le lingue regionali e minoritarie escludono quelle dei migranti. D'altronde, si suppone che chi arriva in un paese si integri in questo paese, non che chieda la tutela della propria lingua originale, ma si faccia vigilanza, ma non una cieca vigilanza odiosa col forcone dove appena si parla di lingua lombarda o veneta si prende il forcone. No, una vigilanza attenta, coinvolgendo gli esperti, le persone che hanno veramente a cuore questa materia, che vogliono tutelare una lingua, la comunità che la parla ed estendere questa comunità che la parla, e lo si faccia non per il proprio beneficio politico, dove mi ricordo quando c'è stata la legge regionale lombarda sulla lingua, un giorno ve lo racconto, robe orrende, ma lo si faccia per il bene della comunità, della cultura e della lingua.